c'era proprio questa ragazza a cui piaceva un sacco fare lo scoprirete in questo video. Bentornati sul canale, minorenni. Lo so che sei qui per un bel video sul sé, ma se ne vuoi altri devi assolutamente lasciare un mi piace, perché se non arriviamo a 10.000 mi piace non ne farò più. E non sto scherzando. E vi ricordo di supportarmi nello shop col codice supporto a un creatore OTPFI per avere una tega lunga così. E ora via il cappello e fuori l'uccello. Andavo in quarta superiore, ve lo dico per ambientarvi un po' meglio. Ero fidanzato da 3 anni e mezzo con questa tipa. No, non con questa protagonista della storia, con una, diciamo, a caso. Sta di fatto che io facevo kickboxing al tempo, e tra l'altro è il mio sport preferito in assoluto, mi piace troppo. Vabbè, a kickboxing, diciamo, io avevo 2 palestre dove mi andavo ad allenare. Una che era la mia palestra, diciamo, di base, e poi un'altra dove andavo ogni martedì, ok? Però ogni martedì neanche tanto, cioè andavo tipo sì un martedì sì e uno no. Questo è importante perché lì c'hanno delle ragazze, perché anche le ragazze fanno kickboxing. E ce n'era una che fin dalla seconda volta che mi ha visto si ricordava il mio nome. Ora, adesso diciamocelo, io mi chiamo Octavian, è un nome abbastanza particolare e strano, ma al contempo stesso è difficile da ricordare. Un sacco di persone non se lo ricordano subito. Lei se lo ricordava e io sono più che sicuro di non averglielo mai detto. Quindi, cioè, ho detto subito: ehi, aspetta un secondo. Cioè, avevo capito un sacco che lei voleva. Ma in ogni caso, un solo indizio non basta. Le mie conferme sono diventate fondate quando poi, una volta che, diciamo, c'era una festa kickboxing dopo allenamento, lei è venuta a sedersi proprio vicino a me per parlare. Quando una ragazza si siede vicino a voi, vi viene sempre lei a parlare, robe del genere, beh dai, è sempre easy. A meno che non sia la vostra migliore amica, in quel caso no, perché è proprio la vostra migliore amica, per questo lo fa. Ma se non è la vostra migliore amica e di punto in bianco una tipa che conoscete a malapena si siede vicino a voi, inizia a parlare un sacco, robe del genere, io mi farei 2 domandine. Sta di fatto che non molto tempo dopo lei mi scrive su WhatsApp e faccio: ma che cazzo, come cavolo ce l'aveva il mio numero? Eppure ce l'aveva, l'ha trovato nel gruppo di kickboxing, ma lei non era neanche nel mio gruppo di kickboxing, perché appunto essendoci 2 palestre c'erano anche 2 gruppi WhatsApp. Devastato questo. Sono un mostro devastante. E lei ha scoperto il mio numero. Vabbè, inizia a scrivermi. Allora, io mi comportavo palesemente come uno che sa benissimo di piacergli un sacco, perché raga, quando una poi trova anche il vostro numero, inizia a scrivervi a caso con qualche scusa idiota, tipo: ma ci sarai a questa festa di kickboxing? Ma ci sarai questo allenamento? Ma proprio scuse assurde che non stanno né in cielo né in terra, no? Ora diciamocelo, questa non era per niente una figa da paura, anzi era proprio tutto il contrario. Cioè, non era bella, non aveva tette, e sempre tette. Oh, nei commenti: tette o culo? Team tette o team culo? Voglio proprio vedere quale dei due vincerà. Oh, team tette, non deludermi, mi raccomando. Però lei mi scrive: parliamo, a forza di parlare, ridere, scherzare, salta fuori il discorso che lei non ha mai... Io, giustamente un grande esperto, gli faccio: ma non ti preoccupare, ma se vuoi... Cioè, io no, non mi tiro indietro. Ora, ve lo ripeto, lei non era bella per niente, però sapete com'è? Noi siamo un po' sfigati, noi maschi, soprattutto magari quando non abbiamo chissà che tante possibilità, allora ci accontentiamo un po' di tutto. E diciamo che, vabbè, io ero fidanzato da 3 anni e quindi sì, l'ho tradita. Però voglio dire, tanto era già un sacco di tempo che volevo che ci lasciassimo e robe del genere, quindi in realtà non me ne fregava più di tanto. Aleandro! Ehi, tu, portati a casa le skin rarissime come Glow, Honor, Wonder, Minty e tante tante altre. Bundle esclusivi rarissime che renderanno il tuo armadietto strararo e strafigo rispetto a quello dei tuoi compagni che non le avranno. Fornite da me in persona. Andate nel primo link in descrizione, ci sono un sacco di feedback. E poi questa qui, anche se era visibilmente più brutta di mia morosa, me ne fregava veramente niente, tanto per fare esperienza va bene tutto, ogni gallina fa brodo. E quindi l'abbiamo fatto. Ora, è stata una delle volte peggiori nella mia vita, perché veramente faceva schifo. Minorenni, non arrappatevi, mi raccomando. Una delle volte peggiori della mia vita, perché lei, non avendo esperienza, proprio stava ferma come una tavoletta di legno così. Però, vabbè. Sta di fatto che io, quando veramente non hai proprio tipe,
ti accontenti di tutto e quindi abbiamo deciso di metterci d'accordo per farlo un'altra volta. Chiaramente sempre di nascosto, giustamente, giustamente. E quindi l'abbiamo fatto ancora per la seconda volta. E anche stavolta faceva schifo esattamente come la prima, perché voglio dire, una volta non basta fare esperienza. O almeno a lei non è bastata. Poi vi spiego, io dovevo andare al mare con questa tipa, ok? Ormai che eravamo i best friends forever, in pratica ogni volta che ci vedevamo trombavamo. Ah, allora dovevo andare al mare con lei, no? Oh, ma che bot ci sono in questa partita? Scusate un attimo. Ma i giocatori veri dove sono finiti? Oh, ma la soddisfazione di ballare loser sui nemici morti quanto è? Stavo dicendo che dovevamo andare al mare. Non andavamo mica al mare da soli, andavamo in gruppo con un suo amico, due sue amiche e un'altra sua amica. Il discorso è che io non ho conosciuto quest'altra sua amica, ma ne ho conosciuto solo le prime tre persone. Uno era un po' uno sfigatino, ma proprio di quello un po' sfigatino. L'altra era una decentemente figa, cioè aveva due tette enormi. E poi l'altra, vabbè, era una normale, carina, cioè una ragazza carina. Fatto sta che alla fine lei non può andare al mare, perché i suoi genitori non la lasciano, perché devono andare da qualche altra parte, eccetera, eccetera. Però, sapendo che c'era altra figa, ho detto, vabbè, perché, scusami, anche se lei non viene, chi se ne frega, vado io al mare, no? E allora mi tocca organizzare con una con la ragazza, quella con le tette enormi, perché era quella più seria del gruppo, quindi dovevamo organizzare. No, tra un'organizzazione di qui, un'organizzazione di lì, si finisce per parlare di quello ci si mette d'accordo per farlo anche al mare. Chiaramente! E poi il bello è che tutto questo di nascosto all'altra tipa, che intanto pensava che noi organizzassimo e basta. Tra l'altro, la cosa divertente di questa tipa, che da allora non ho più cagato in vita mia, era che lei, non avendo tette e sapendo che a me piacciono le tette, ogni volta cercava di convincermi del perché le tipe senza tette siano meglio. Ma ascolta un attimo, ma vaffanculo! Mentre parlavo con l'altra, con quella con cui dovevo organizzare il mare, lei mi fa vedere le foto di dell'altra ragazza che sarebbe venuta con noi, perché alla fine al mare saremmo andati in tre. Il ragazzo sfigato, che sapevo che non avrebbe cuccato neanche ad occhi chiusi, la ragazza con le tette enormi con cui dovevo organizzare, e un'altra ragazza. La cosa interessante è perché proprio quest'altra ragazza, anche lei aveva le tette enormi, e anche più enormi della prima, ed era anche visibilmente più figa dal punto di vista, diciamo, del corpo rispetto a quella con le tette enormi. E infatti questa qua con cui stavo organizzando mi fa tutta preoccupata, diciamo, ma io lo so che ti piacerà lei, io lo so che quando vi vedrete, diciamo, a te piacerà. Le dissi, ma non è vero, tu sei più bella qua e là e bla bla bla. Anche perché lei mi mandò le foto, io vi giuro, in foto veramente sembra una merda l'altra tipa. Cioè, di faccia era proprio brutta. Vabbè, andiamo al mare. La vedo lì il primo giorno, l'altra tipa. Una figa da panico, da panico, da panico, Dio. Ero lì con lo zibidi bibido in mano, non vi dico altro. Ero proprio lì così, ero. E noi ci siamo capiti, minorenni. Che dire, octipfini e octipfine. Sono andato al mare per fare duru, durururururu, con la tipa con le tette enormi. E alla fine mi sono innamorato, ma veramente innamorato, dell'altra tipa. Mi sono proprio innamorato, ragazzi, ma proprio di brutto. Fortunatamente anche lei di me. Infatti già il secondo giorno stavamo limonando, mentre lei era ubriaca e io quasi, stavamo limonando di brutto. E anche il terzo giorno. E anche il quarto giorno. Infatti la tipa con le tette enormi, secondo me, ci è rimasta un bel po' male, perché lei si aspettava chissà che grandi robe, perché lei, anche lei mi considerava un figo. Vabbè che
Era un figo, sono un figo anche adesso, ma ero un figo anche allora. Boh, insomma, è stata una grande avventura quella. Però, appena siamo tornati dal mare, era venerdì. Sapete la cosa interessante? Che io lunedì dovevo vedermi con la tipa super figa per fidanzarmici definitivamente. E domenica, la ragazza con le tette enormi è venuta a casa mia. E mentre i miei sono andati a prendere un gelato, noi vi lascio immaginare cosa abbiamo fatto. Scrivetelo nei commenti. Oh raga, vi giuro, quella è stata l'estate più piena di figa della mia vita. Cioè, vi giuro. E niente raga, 10.000 like per il prossimo episodio. Mi sembra un ricatto più che corretto e più che onesto. Se non ci arriviamo, non chiedetemi quando sarà il prossimo episodio. Volete un altro episodio di sesso? Molto bene, spammate il video e quanti più amici. Usate il codice a supporto al creatore OTPFI per avere la tega lunga così. E giocate meno Fortnite e andate a trombare. Dio.